L'ordine decollo è arrivato alle 11:38 ora dell'Est America, le 17:38 italiane. I motori sono al 94% della loro potenza massima, dicono da Houston. La velocità ascensionale è di 644 metri al secondo, pari cioè a 2240 km all'ora. Parte l'ordine dal centro di Houston. Challenger, potenza massima. Si sta per ascoltare la voce del comandante Smith rispondere distintamente. Ricevuto per potenza massima. Challenger, go and throttle up. Solo qualche istante e poi il boato e il bagliore accecante. Nel cielo terzo della Florida si disegna una gigantesca palla di fuoco e subito dopo i due vettori laterali si staccano dalla navetta dilaniata. Nel cielo si disegna un'assurda sagoma di fumo, mentre brandelli del relitto si spargono un po' ovunque. Pioveranno a terra per un quarto d'ora. Dal centro di Houston, per molti minuti, solo un silenzio irreale. 7 le persone a bordo del Challenger, 6 astronauti, per così dire professionisti, e una passeggera, Krista Corrigan McAuliffe, 37 anni, professoressa di lingua e di storia americana.